4 nomination ai David di Donatello per Figli, il film diretto dal regista di Sala Consilina Giuseppe Bonito. Si tratta delle categorie miglior attore con Valerio Mastandrea, miglior attrice con Paola Cortellesi, miglior montatore Giovanni Franchini, ma soprattutto miglior sceneggiatura Mattia Torre. Mi scoppia il cuore. Con queste parole a caldo, il regista Giuseppe Bonito ha annunciato con gioia la candidatura a uno dei più prestigiosi premi dedicato alla cinematografia in Italia, i David di Donatello appunto. Figli è stato un successo nella stagione cinematografica, scritto dal compianto Mattia Torre e tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea, I figli d'invecchiano, ha conquistato pubblico e critica vincendo 3 nastri d'argento. Miglior commedia, Paolo Cortellesi e Mastandrea, miglior attore di commedia, per la sua tragicomica verità, uno specchio nel quale molti italiani, genitori e non, si sono rivisti. Giuseppe Bonito, regista di Sala Consilina, sempre legatissimo al Vallo di Diano, dopo questo film, il suo secondo lungometraggio diretto, è decollato verso l'Olimpo del cinema italiano. Ha da poco terminato le riprese dell'Arminuta con Antonio Truppo e inoltre è al lavoro per un nuovo importante progetto. Insomma, un grande riconoscimento per un regista che, partito da Sala Consilina, dal cinema Adriano, sta cercando, e ha tutte le potenzialità per farlo, di conquistare il mondo italiano della cinematografia.